Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Ti ha lodato Gesù Cristo. Questo Vangelo, anche penso che lo conoscono già i bambini, è un Vangelo famoso, scelto da tanti sposi quando celebrano il loro matrimonio in chiesa. È bello questo Gesù che lascia tutti i suoi impegni per accogliere l'invito alle nozze di questi che probabilmente erano dei parenti, infatti c'era anche la mamma di Gesù, la Madonna. È questo un bel Gesù, insomma, condiscendente, compiaciuto, sorridente, come quando Gesù incontrava i bambini, sicuramente sorrideva anche in questa occasione, come tutti i convitati. Poi certamente avrà fatto gli auguri benedicenti a questi sposini, con tanta gentilezza, tipicamente orientale, ma del suo cuore, ma solo che a metà della festa c'è stato un problema. Non c'era più il vino. Sapete che a quei tempi, insomma, quando mancava il vino, mancava un po', insomma, alla festa praticamente, no? Perché un po' si beveva, un po' si cantava, bisogna anche bere per cantare, insomma, per danzare, eccetera, eccetera. Insomma, e quando mancava questo elemento sarebbe stata la fine della festa. E questi poveri sposi avrebbero fatto una bruttissima figura. Ecco, perché è mancato il vino? Non si sa bene, forse faceva troppo caldo, qualcuno ha bevuto un po' di più, hanno sbagliato i calcoli, gli sposi, ecco, sono arrivati troppi invitati, c'era anche Gesù, i suoi apostoli, insomma. E fatto sta è che chi è che si accorge, bambini, chi è che si è accorto che mancava il vino? Una sola persona, la Madonna, perché non pensava a mangiare lei, a divertirsi, a ballare, eccetera, se no. Stava attenta a quello che succedeva e si è accorta del disagio dei servi, i cuochi. Non c'è più vino, non c'è più vino. E anche gli sposi cominciavano a impallidire, dice: «Ma qui è finito tutto, allora senza il vino che figuraccia». E l'unica che si è accorta era lei, che nota il disagio. E la Madonna, vedete, è una mamma che non pensa a se stessa, a mangiare, a farsi servire, ma pensa sempre agli altri. Ecco, questo è una cosa importante che noi dobbiamo imparare, perché tante cose mancano nella vita, no? Le persone, e se uno è attento si accorge: ti manca questo, ti manca quello. Ecco, e quindi è importante, insomma, imitare la Madonna in questo atteggiamento di attenzione agli altri, perché qualche volta manca qualcosa. Anche voi bambini,
magari vi accorgete che sulla tavola manca il sale, manca l'acqua, manca il bicchiere. Non basta dire mamma manca questo, alzati tu, se ti sei accorto, no? Alzati tu e vai a prendere l'acqua, il bicchiere, le cose che servono, che magari la mamma ha dimenticato. E quindi anche questo è importante, questo atteggiamento di attenzione agli altri, di fare in modo che non manchi niente a nessuno, che tutti possano essere contenti. Ecco, dobbiamo essere nella vita come la Madonna, sempre persone che capiscono, che si accorgono delle cose che mancano, e che magari manca una parola buona, manca un sorriso a una persona, manca un saluto, un aiuto, un'amicizia. Cerchiamo davvero di provvedere così, davvero, di donare, di essere sempre pronti come lei. E poi la Madonna, come nel campo di calcio, passa la palla a Gesù, è il problema, diciamo così, no? E Gesù però deve rispondere, guarda, non è ancora la mia ora, perché Gesù le cose che le faceva, le chiedeva al Padre, posso fare questo, devo fare quello, e siccome il Padre nella preghiera non gli aveva detto niente, in quel momento lì, perché era una festa, vabbè, un momento di festa, così. E non ne aveva chiesto niente, non era l'ora di poter fare, non era quello il momento di fare il primo miracolo, tra l'altro, perché era importante il primo, per chi farlo. E guardate che il fatto che la Madonna ha ottenuto il primo miracolo è molto significativo, perché la Madonna ottiene tante grazie, tanti miracoli, perché ha avuto il primo. E per di più per degli sposi vuol dire che è importante un miracolo per la vita coniugale, per la famiglia. Quanto è importante questo. E allora cosa fa la Madonna? Non si arrende, perché lei era anche forte e furba anche un po'. Ha detto ai servi, beh andate, se vi dirà qualche cosa, qualunque cosa vi dice voi fatela. Ecco, questo Gesù si è trovato i servi, cosa dobbiamo fare? E allora... fatto un vabbè, lì ci sono delle riempite d'acqua. È cominciato, questo è l'inizio del miracolo, perché la Madonna ha un po' forzato Gesù a dire vabbè, faccio lo stesso la grazia, il miracolo, manifesto la mia potenza divina con questo, diciamo, miracolo creatore, perché dall'acqua ha creato il vino. Quindi solo Dio creatore può fare certi miracoli. E quindi riempite d'acqua, e tu poi ha trasformato l'acqua in vino. Ecco, però è importante notare anche i servi, e i servi hanno ubbidito, non hanno detto ma Gesù qui dobbiamo mettere l'acqua, la gente vuole il vino, non l'acqua. Eppure loro hanno ubbidito, l'aveva detto la Madonna, qualunque cosa vi dice voi fatela, e poi impone tutte le cose che ci dice il Signore nel Vangelo, dobbiamo farle, dobbiamo essere ubbidienti anche noi. E pensate, riempirono le anfore fino all'orlo, proprio pieno, più di così, che ubbidienza, Anche voi bambini, ubbidire non solo al Signore, alla Sua parola a noi, ma ubbidire anche al papà e alla mamma, fino all'orlo, è nel senso di dire fare proprio una bella ubbidienza completa, Quindi se dovete fare i compiti, fateli proprio bene fino all'orlo, vuol dire fare proprio il massimo, poi magari potete giocare, eccetera, eccetera. Ma prima, se la mamma vi dice, il papà vi dice qualcosa da fare, di ubbidire, voi dovete farla come questi bravi servi qui. Ecco, vedete un po', quindi noi dobbiamo pregare la Madonna, perché la Madonna preghi Gesù. Ecco, quindi se vogliamo ottenere qualche cosa, dobbiamo passare attraverso la Madonna, perché siamo più sicuri che il Signore ci ascolta. E magari abbiamo bisogno di una grazia, magari devo guarire tra 2 mesi. Perché ho fatto una malattia che mi dicono sarei malato per 2 mesi, no? E posso dire alla Madonna, non puoi anticipare l'ora della mia guarigione, della grazia, che posso stare meglio un po' prima, facciamo 1 mese, insomma, un po' prima, o facciamo subito, così. Quindi se noi lavoriamo un po' Gesù attraverso la Madonna, di grazia, le chiediamo attraverso di lei, e siamo più sicuri che il Signore ci dà le grazie, e qualche volta ce le anticipa, ecco, le grazie. Quindi dobbiamo sempre rivolgersi con grande fiducia alla Madonna per avere tutti gli aiuti, le provvidenze, la salute di cui abbiamo bisogno, anche la vita stessa. Io sono arrivato ieri a 77 anni. Magari il Signore ha stabilito l'ora
Don Bruno, 77 anni, devi tornare a casa, a casa del padre. E potrei dire alla Madonna, ma non si potrebbe allungare un pochino, visto che siamo pochi preti in via di estinzione. Insomma, magari posso fare ancora un po' di bene, vabbè, dai. Allora magari la Madonna dice a Gesù, beh, senti, di al padre se può quell'ora lì allungarlo un po' di più, un po' di anni di vita di più, e magari, insomma. E io faccio così, insomma, dobbiamo fare tutti così, no? Se ci rivolgiamo alla Madonna, lei parla a Gesù, Gesù parla al Padre Celeste, allora va bene, ci può anticipare una grazia, ci può dare una grazia che non magari da tempo chiediamo, di cui abbiamo bisogno, una cosa che ci manca, eccetera, eccetera, manca la salute, manca il lavoro, manca qualunque cosa, passiamo attraverso Maria e siamo sicuri. Ecco, questo è un po' il primo pensiero, dove ho parlato un po' anche ai bambini, ai ragazzi. Ora però devo parlare un po' agli adulti, perché è vero che Gesù ha salvato la festa di due sposi, ma è venuto a salvare anche il matrimonio in se stesso e la famiglia in quanto tale, perché sono importantissimi, perché la maggioranza della gente si sposa e fa famiglia. Ecco, allora che cosa deve salvare Gesù, soprattutto oggi? Questo parla un po' agli adulti. Gesù deve salvare soprattutto la famiglia e il matrimonio, che in questi tempi sono un po' in pericolo da parte di formazioni politiche che vogliono delle leggi che vorrebbero sostituire il matrimonio con altre convivenze, no? Mentre il matrimonio è fatto dell'unione tra un uomo e una donna, un papà e una mamma, e questo è nella natura, creata da Dio, loro dicono no, ma può essere fatto anche tra due uomini, tra due donne. Ecco, il matrimonio si fonda sull'obbligo della fedeltà reciproca, su impegni morali, vincoli giuridici. Il matrimonio è per sempre. No, no, dicono, bisogna essere liberi. Ecco, bisogna stare insieme finché piace, finché uno sta bene, no? Quando uno non gli piace più la moglie o il marito, uno non sta più bene con questo o con quello che ha sposato, e allora liberi, liberi, libertà, tutti liberi. E no, così davvero bisogna stare attenti a questa cultura e queste politiche che vorrebbero la separazione, il divorzio facile, economico, rapido. Ecco, secondo queste ideologie uno deve poter vivere senza limiti, senza regole, soddisfacendo tutte le voglie, tutti i desideri e anche i capricci. E quindi divorzi, adozione gay, omosessualità, pedofilia, poligamia, eccetera, eccetera. E queste sono le conseguenze. Però dicono, se no ci sarebbero delle discriminazioni. Non ci sono discriminazioni, ci sono delle distinzioni che bisogna fare. E poi si violano i diritti civili, ma che diritti? Non sono diritti, sono storti queste cose, sono storture sbagliate. Ecco, tutte queste libertà a volte sono immorali, peccaminose, schiave, e a volte questi diritti sono incivili e distruttivi del matrimonio e della famiglia. Io mi chiedo, ma perché oggi i ragazzi, mi sembra di notarlo, perché non hanno più voglia di sposarsi, anzi hanno paura di sposarsi, e allora magari vogliono fare qualche prova prima. Sono ansiosi, sono insicuri, ma sarà, andrà bene o andrà male, cosa facciamo? Ma sapete perché hanno paura di sposarsi, di fare famiglia? Perché oggi c'è una grande facilità al divorzio, una cosa così, facilissima come bere un bicchiere d'acqua. E vabbè, abbiamo litigato, ci separiamo, divorziamo. Davanti a questa possibilità, a questa facilità, uno rimane sconcertato, ma io devo fare una vita così che poi... magari, quindi non ci sono vincoli, non ci sono garanzie coniugali familiari. C'è questa cultura della libertà assoluta, del diritto, che vuole distruggere in pratica il matrimonio, questa istituzione fondamentale delle persone, della società. È una cultura favorita dai media, dai film, anche dalle canzoni, anche dalle trasmissioni, dai dibattiti, dai giornali. C'è questa mentalità. Ecco, noi dovremmo conoscere i 10 comandamenti, che sono la morale fondamentale dell'umanità, come l'ha creata Dio. E ci sono 2 comandamenti che regolano la vita coniugale. I nostri bambini riconoscono i comandamenti, gli adulti li hanno dimenticati un po'. Ecco, il 6° comandamento, non commettere adulterio. Vuol dire non tradire,
il proprio coniuge in modo sessuale e affettivo con un'altra persona. Guardate che questa cosa purtroppo è facilissima oggi. Il nono comandamento, non desiderare la donna da altri, l'uomo da altri. Desiderare vuol dire non ti innamorare. Ma io mi innamoro, è un istinto. Non ti devi, come l'istinto sessuale non deve uscire dal tuo matrimonio, perché sarebbe adulterio, peccato grave. Così anche l'istinto dell'innamoramento non deve uscire. Tu devi essere innamorato di tua moglie e di tuo marito, non di un'altra persona, non farti l'amante o diventare tu l'amante di. E cose succedono purtroppo tantissimo. E se succedono queste cose, adulterio, innamoramento extraconiugale, si distruggono il matrimonio e la famiglia, vanno alla fine. Ecco qui. Purtroppo io ho sentito qualcuno che, anche nell'ambito della Chiesa, che dice: ma non bisogna insegnare i 10 comandamenti, è roba vecchia, Antico Testamento, Medioevo. No, no, noi al catechismo, i bambini nostri, gli insegniamo i 10 comandamenti e li spieghiamo, e sono cose importantissime, fondamentali. Poi anche nella Chiesa a volte c'è un po' di nebbia, di confusione sui temi morali, ecco, e ci si lascia un po' prendere dal buonismo, dal misericordismo, ci si lascia influenzare dai sofismi di queste politiche laiche, da queste dialettiche ingannatrici, dal relativismo etico, da una sinodalità che dialoga col mondo e purtroppo a volte accoglie gli errori e gli inganni del mondo. Ecco, quindi noi dobbiamo sempre stare nella fede, dottrina cattolica, nella legge di Dio e nella legge del Vangelo. Però vedete, non basta riconoscere che queste leggi divine sono giuste, sante, sono vere, sono buone, sono belle, sono sante. Bisogna ubbidire, ubbidire la legge. È la legge la cosa che va ubbidita. Se noi vogliamo godere dei frutti di serenità, di pace, di salute, di guarigione, di vita, di queste leggi, dobbiamo ubbidirle veramente. Ecco, e bisogna mettere in conto che queste leggi comportano anche il sacrificio della nostra volontà, la rinuncia della nostra volontà, perché la nostra volontà tante volte segue il piacere affettivo, allora mi dà baci, abbracci, carezze, sesso e tutto, piacere. Questo non dobbiamo seguire, dobbiamo rinunciare a queste voglie di piacere, di egoismo, di interesse, di capriccio, di vanità e di superbia. Dobbiamo rinunciare a quel sacrificio della nostra volontà per seguire la volontà e la legge di Dio. Questo è importante. Se non ci pensiamo, seguiamo le cose e sbagliamo. Questi peccati contro il matrimonio sono mortali, portano la morte dell'anima, distruggono e rovinano il matrimonio nostro e quello degli altri, nuociono all'educazione dei figli. Ma vedete quanti bambini che diventano falsi perché devono giocare tra il papà e la mamma magari è severa, il papà lascia fare tutto quello che vuole. Quando un bambino è così sbattuto, bipolare, un po' di qui, un po' di là, un giorno di qui, un giorno di là, ma come fa a venire su? Educato bene, con dei principi sani, sicuri, forti. Questo qui si disastra tutto. Poi abbiamo crisi di bambini che sono ribelli a tutto, che capricciosi per tutto, o che sono depressi, tristi, che non si riesce neanche a farli parlare, eccetera, eccetera. Ma queste sono le situazioni di matrimoni malati, matrimoni disuniti, divorziati, di famiglie disastrate. Guardate che conseguenze destabilizzanti anche delle salute, anche l'economia, il patrimonio delle famiglie viene distrutto da queste situazioni. L'attuale brutta situazione di matrimonio e di famiglie nasce proprio dalla disobbedienza a queste leggi divine, dai comandamenti che sono disattese e disobbedite nelle loro impegni e nelle loro responsabilità, per godersi la vita, per essere liberi, la libertà. Ecco. E allora abbiamo proprio bisogno di pregare tanto la Madonna, che la Madonna che invochiamo è la Madonna delle nozze di Cana, di questi giovani sposi, la Madonna Regina della Famiglia, perché faccia davvero tante grazie e tanti miracoli per i nostri matrimoni religiosi
e per le nostre famiglie cristiane. Ricorriamo a lei e stiamo con lei e sicuramente avremo la salvezza del nostro matrimonio, che in questo periodo stanno veramente a volte finendo male. Quindi cerchiamo davvero di stare uniti alla Madonna per stare uniti a Gesù e per stare uniti alla legge di Dio, al Padre Celeste.